Grazie Presidente. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare la Giunta per aver prodotto questa delibera che si basa sugli indirizzi di una delibera che abbiamo votato ad ottobre del 2019 e per questa voglio ringraziare le mie colleghe Iorio e l'allora consigliera Vivarelli. Sono molto perplessa da quanto affermato poc'anzi da altri consiglieri, perché ritengo che invece questa delibera possa dare delle risposte certe, soprattutto per quella zona grigia di persone che non si possono permettere un affitto diciamo, a prezzo di mercato e perché ritengo anche giusta, io l'avrei anche aumentata, fosse stato per me, la quota da dedicare all'emergenza abitativa e all'ERP. Perché ritengo che il mix di tipologia di abitanti debba essere quanto più possibile proprio un mix, diciamo, non un fatto marginale. E sono molto perplessa da quanto ho sentito poc'anzi, perché si viene a dire che questa delibera è stata fatta non ascoltando i costruttori, che saranno poche le persone, i costruttori che aderiranno, ma vogliamo parlare del fatto che da 11 anni molti invece hanno diciamo, aderito a questa tipologia, prendendosi i benefici dell'housing sociale, senza poi mettere a disposizione nessun appartamento per l'amministrazione o che nessuno ha controllato che le persone messe dentro in questi appartamenti che in teoria andavano dedicati fossero persone che veramente rientravano in determinati canoni? E allora, se da 11 anni a questa parte fosse stata fatta questa delibera, di quanti appartamenti potremmo disporre? Potremmo aver calmierato il prezzo dell'affitto? Non dico forse sì, ma probabilmente sì. Ma poi il prezzo dell'affitto, parliamoci chiaramente e facciamo chiarezza anche su questo. Innanzitutto, non siamo stati noi che abbiamo tolto l'equo canone era un qualcosa che veramente calmierava, non vorrei sbagliare, ma mi sembra di ricordare sia stato D'Alema a toglierlo anni fa e quello forse poteva in realtà calmierare l'affitto. Ma il fatto che il Partito Democratico ritenga che sia piccola la quota delle persone che possano riscattare il proprio appartamento fa capire come non abbia il polso della realtà, di come non abbia il polso della vita dei cittadini, perché sono sempre di meno i nuclei familiari che possono permettersi un acquisto di un appartamento, perché l'acquisto non è come l'affitto, ti incastra in un vortice di spese, ma non solo, oggi come oggi un affitto, ma anche una rata del mutuo è praticamente quasi pari a volte a uno stipendio di un operaio, oppure è più della metà di uno stipendio che entra in una casa. E qui bisognerebbe che qualcuno ai livelli più alti si interrogasse, perché non è una vita sociale normale quella di un paese in cui esiste questa differenza tra quanto si deve spendere per avere una casa in affitto e quanto si percepisce come salario o stipendio, parlo perlomeno del ceto medio che ormai è diventato sempre più povero. E allora io penso che invece questa delibera sia importante, che arrivi a risolvere i problemi di molte categorie come le nuove famiglie, ma anche quelle famiglie che improvvisamente si sono ritrovate ad essere non in grado di pagare un affitto di mercato. Ed è importante anche la quota che noi destiniamo alle emergenze abitative e all'ERP. È importante tutto, però mi lasciano perplesse determinate dichiarazioni, perché sarebbe come dichiarare che noi dobbiamo incentivare il più possibile la costruzione di appartamenti. Noi non dobbiamo incentivare la costruzione di appartamenti, perché a Roma ci sono migliaia di appartamenti sfitti. Semmai noi dovremmo incentivare il fatto che questi appartamenti vengano affittati ed affittati legalmente ed affittati con determinate tipologie di contratto d'affitto. Non costruire, perché la nostra città è satura ormai di costruzioni, è satura di appartamenti. Dovremmo pensare forse all'autorecupero, forse ad altre forme, ma non certo a costruire. Quindi ecco, io mi trovo perplessa per molte dichiarazioni, sto facendo determinate mie riflessioni e sono veramente
contenta per questa delibera che oggi approda finalmente in aula e ringrazio nuovamente la Giunta e le mie colleghe che hanno dato la linea di indirizzo. Grazie Presidente.